Delle prenotazioni CUP all'interno degli ambulatori di medicina generale. Dal 2009 esiste un progetto, la Regione riconosce una quota minima ai medici di medicina generale che nel proprio studio possono immediatamente andare sul centro prenotazioni e quindi operare la prenotazione per gli esami e quant'altro dei propri pazienti. Questa misura scadeva il 31/12/2017 e in maniera del tutto sorprendente viene tramite le ASL prorogata di un mese. Evidentemente questo è un servizio essenziale, questo è un servizio che consente soprattutto laddove non ci sono molti sportelli delle aziende e dove non ci sono ad esempio tante farmacie, di avere una risposta immediata. È chiaro che è comodo anche per chi vive in centro, ma evidentemente che fatta la visita, fatta la diagnosi o la richiesta di accertamento, in seduta stante il tuo medico consenta a te di sapere dove e quando andare a prenotare. Eviti, penso agli anziani, di prendere il certificato del medico e di andare allo sportello della ASL o andare in farmacia per chiedere, e quindi devi spostare la coda, il tempo che perdi. Allora, sarebbe stato più utile, invece che fermare il progetto al 31 di gennaio, quello di rilanciare il progetto, perché nel dibattito che è poi intercorso sul web, sui media, molti pazienti che non usufruiscono di questo servizio ne hanno evidentemente invidiato la situazione di coloro che invece hanno un medico che fornisce questo servizio. C'è stato poi, come dire, un piccolo incidente, perché il dottor Locatelli prima ha dichiarato che non era stato portato al 31 di gennaio, poi ha visto le mail dei suoi colleghi e quindi per fortuna abbiamo letto sui giornali, e qui noi ci aspettiamo buone notizie, perché il nostro compito non è godere degli errori, ma è quello di stimolare l'amministrazione perché bene faccia. Abbiamo letto sul giornale che prima sono stati rapidamente convocati i medici di medicina generale, perché prima di fare un'uscita sulla stampa sono solito informarmi, quindi chiamare un po' le persone, sentire e scoprire che malgrado il libro bianco, i processi di partecipazione, la volontà di ascoltare, i medici di medicina generale da mesi aspettavano di incontrare il dottor Locatelli, che tutto affaccendato in quei giorni tra un pronto soccorso e l'altro appunto ha detto che li incontra. E poi ha promesso sulla stampa, non la giunta ma l'assessore Locatelli, ha promesso sulla stampa che il servizio non verrà sospeso fino a quando non ci sarà il nuovo accordo con i medici. Allora la mia richiesta è vero che avete preso questa decisione? Noi saremmo molto contenti. Secondo, come pensate di rilanciare questo servizio? Perché è evidente che se qualche anziano, avendo scelto il medico che ha questo servizio, evita di andare in giro a cercarsi una prenotazione, molti altri anziani in questo momento, dopo la visita, devono andarsela a cercare. Allora sarebbe utile capire se questa opportunità, che in altre regioni lo fanno tutti i medici, se non sia opportuno dare un aiuto ai nostri cittadini, perché se ci potessimo anche accordare sul fatto che tutti i medici sono messi in condizione di farlo, credo che noi saremmo ancora di più contenti. Prego, Vicepresidente, per la risposta.